Le diverse criticità rappresentate dalle cooperative del terzo settore, che da anni si occupano di persone con problemi psichici, sono state al centro di un incontro alla cittadella regionale. La regione, dal canto suo, per bocca del facente funzioni, Nino Spirlì, ha assunto l'impegno di intervenire in maniera radicale su tutte le difficoltà del settore. Al vertice hanno partecipato anche il commissario regionale alla sanità Guido Longo e il deputato Francesco Cannizzaro. Le loro giuste richieste sono quelle di un'attenzione maggiore, di una risistemazione degli accreditamenti, di tutte le attenzioni che riguardano gli aspetti contributivi, ma la riorganizzazione di un settore che da molto, troppo tempo è stato lasciato, abbandonato a se stesso e che non ha ricevuto probabilmente tutte quelle attenzioni che avrebbe dovuto ricevere, per cui l'impegno assolutamente indispensabile da parte mia, ma da parte anche del prefetto Longo, è proprio quello di intervenire in maniera radicale, proprio per risolvere i problemi, perché le persone di cui si occupano questi operatori sono persone che meritano una qualità di vita sempre migliore, fino ad arrivare ad una ottimizzazione completa. Non si possono lasciare le persone che già patiscono da un punto di vista psichiatrico il grande distacco dal mondo che li circonda, e abbandonarli ad un destino di noncuranza che poi porta a tantissimi altri problemi.